Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete, location leggermente differente. Infatti sono in macchina perché volevo fare una cosa diversa. Volevo fare un mukbang in macchina mentre rispondo alle vostre domande che ovviamente mi avete fatto su Instagram. Quindi, prima tappa, andiamo a prendere il cibo. Visto che oggi è giornata a sgarro, posso permettermi il Mac, che è una vita che non mangio. Visto che sono le 2:10, direi di andare subito. Buonasera, mi dica. Allora, devo usare un coupon. Si può avere il panino senza salsa barbecue? Altro. Ok, e Coca Zero. Poi mi aggiunge una maionese, una salsa agrodolce. Capisci altro? No, basta così, grazie. Portello numero 1, 8 e 10, grazie. Grazie. Ok, allora ho speso pochissimo in realtà perché avevo i coupon da usare e ho preso un bel sacchettino di roba. Quindi adesso iniziamo tutto. Che schifo! Tutto. Che schifo! Neanche abbiamo iniziato, mi è volato un insetto in macchina, l'avete visto? Perché tutte a me? Spero di non avercelo addosso e di averlo buttato fuori, se no urlo. Urlerò insomma nel video, non lo so. Quindi direi di cominciare prima di imbatterci in altre cose che noi non vogliamo succedano, giusto? Ecco perché odio l'estate, la primavera, insetti ovunque. Lo sapete che io soffro di entemofobia, che è la paura degli insettini, soprattutto quelli che volacchiano. Comunque andiamo a ripescare le storie e vediamo un po' quello che mi avete chiesto e a cosa possiamo rispondere. Intanto mi do un sorso di Coca-Cola, sta anche uscendo il sole, io non potrei prendere il sole a questo braccio. Che come sapete ho fatto il laser da poco, quindi mi sa che adesso cambio posto. Comunque, vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso il double chicken e io ho detto senza salsa barbecue perché a me non piace, quindi praticamente è solo così. Però mi sono presa il ketchup, la maionese, così ce lo metto dentro. E poi, ovviamente, non puoi andare al Mac e non prendere i bollettini, quanto so carini, eppure buoni. Quindi, abbiamo pure questi. Quindi, adesso facciamo il magheggio della maionese nel panino. Ce la butto tipo così se ci riesco. Così. Spluff, richiudi e spremi. Diamo un mozzichetto prima di rispondere alla prima domanda. Ci sta, ci sta. Ho un po' paura di chiedervi le domande. Mi dite sempre non parlare dei BTS, non parlare dei BTS e poi mi fate solo domande sui BTS. Almeno quando avevo aperto il box ce n'erano un sacco. Adesso non lo so. Rispondiamo alla domanda di Matteo. Una domanda semplice, una domanda che però non è banale. Sei felice della tua vita? Le situazioni sono due. Se io vedo la mia vita, rispetto anche ad altre persone che magari sono meno fortunate, ma è ovvio, però penso sia una cosa normale pensarla così. Magari è un pensiero anche un po' selfish, in qualche modo, non lo so. Se invece la vedo con gli occhi miei, di come immagino la mia vita e di come è adesso, dico me. Nel senso, io sono molto 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 autocritica, quindi dico c'è sempre qualcosa da migliorare, c'è sempre qualcosa che puoi fare meglio, che puoi fare di più. Quindi è una domanda molto complessa che andrebbe articolata veramente tanto. Però attualmente dico abbastanza. Io non riesco mai a fare mukbang perché mi cade continuamente roba. Poi io odio parlare con la bocca piena, però consiste in questo. Quindi grazie Matteo per la domanda. Moon Orena. Che mi chiede: è cambiato il tuo rapporto col make-up negli anni? Mi incuriosisce un sacco e la riporto anche a voi. Scrivetelo sotto nei commenti. Stavo vedendo delle mie vecchie foto e a parte quanto le modificavo male, sbagliate, non si sa. C'è una pelle levigatissima, insomma, un casino. Ma a parte quello, il make-up in sé è molto mutabile negli anni e adattabile a seconda di come ti senti e a seconda, insomma, della crescita che hai, del periodo che stai passando. Quindi, ovviamente, il make-up rispecchia molto di quello che sei. E nel corso degli anni cambia con te. Ovviamente attualmente vi dico mi trucco meglio adesso, ma primo perché è passato più tempo, c'è più pratica, insomma, ci sono tanti fattori. Ma prima credo che facevo dei trucchi un po' più Instagram e un po' meno me. Prima andavano dei trucchi un po' più carichi e definiti, mentre ora si sta tornando un po' più al naturale. Guardate anche solo la moda delle sopracciglia. Prima andavano super spigolose, dovevi tagliarle sotto con il correttore e la cut crease, le cose, cioè, erano trucchi pesanti comunque, quindi ovviamente è cambiato e ovviamente insomma cambio anch'io. Tipo, questo è il mio make-up da tutti i giorni: eyeliner, ciglette finte, ma che sono veramente molto naturali. Cioè, se io avessi le ciglia lunghe, neanche le metterei. No, la devono smettere di entrare insetti, però non ce la sto a fare. Non ce la sto a fare. Utilizzerò una cannuccia. Grazie, vi prego. Cioè, ho un lavoro da fare. Ma come quando io rivedrò questo video tra magari 10 anni, dirò: mamma mia, come mi conciavo. Magari, eh. Quindi non si sa mai. Sale il Sol mi chiede: progetti per quest'estate? E qui. Sale
sapete che sono appena tornata da un viaggio. Ne ho fatti un po' in questi ultimi mesi, quindi non sento la necessità. Poi io odio partire d'estate, non sono una persona che va al mare. Girare le città d'estate è faticoso perché ovviamente fa caldo, quindi visto che sempre per la questione BTS, cose che succedono eccetera, a giugno c'è il loro anniversario diciamo annuale, quindi tornerò da Alessia a Glasgow, anche perché abbiamo anche il concerto di Harry Styles che coincide tutto con i giorni nuova uscita dell'album, quindi insomma abbiamo il nostro da fare. E se riusciamo, visto che appunto lei sta a Glasgow e andare a Londra è molto più semplice da lì, vorremmo fare una capatina anche a Londra, quindi staremo a vedere. In teoria più o meno questo è Elena trattino basso in guscio. Anche qua, altra domanda in cui non so mai bene cosa rispondere. Nel senso, nel mio cuore io so la risposta, però è difficile. Ti sei mai innamorata? Allora, di una persona fisica vicino a me? Probabilmente no. Poi io sono abbastanza sicura e ho questa visione dell'amore che, per carità, puoi avere una cotta, puoi appunto avere, esserti invaghita di qualcuno. L'amore, quello vero, lo provi solo una volta che è contraccambiato, ok? Dalla persona in questione. Quindi in quel senso ti dico, ovviamente non mi sono mai innamorata. Probabilmente esiste da qualche parte la persona per me nel mondo, non so dove, non so cosa stia facendo adesso, è una cosa che mi domando spesso, però attualmente no. E qui torniamo anche a un altro punto che mi chiede s.vero_basso. Come prendi il fatto di non essere mai stata fidanzata ti fa sentire a disagio? Allora, questa è una cosa che io vi ripeto sempre e spero passi questo messaggio anche per le ragazze più giovani, perché molto spesso vedo persone che si fidanzano e stanno con altre persone solo perché devono di facciata, per dire appunto sono fidanzata, per non sentirsi, non lo so, inferiori ad amiche o non so cosa, oppure che stanno con una persona solo perché non riescono a stare loro da sole o da soli. E mi rattrista molto questa cosa, vorrei che la gente riuscisse a bastarsi in qualche modo. Io negli anni mi sono imparata a conoscere, ho imparato a capire. Magari qualche anno fa vi avrei risposto diversamente. Ad oggi vi dico, non è una cosa che mi disturba, non mi fa sentire a disagio per niente. Sono più a disagio le persone quando me lo chiedono, come se fosse una cosa strana, ambigua, non lo so, non l'ho ancora capita perché. Semplicemente io non ho ancora trovato la persona giusta e non voglio stare con il primo che mi capita perché devo, perché nessuno mi obbliga. Come vi ripeto sempre, quando troverò la persona che mi arricchisce, che mi dà qualcosa per cui varrà la pena veramente, ok, tanto io sarò qui nel mentre avrò fatto la mia vita, le mie piccole esperienze, le mie cose, e va bene così. Quindi spero tutte le persone che si ritrovano nella mia stessa situazione o anche che sono più giovani, non lo so, vi prego, imparate ad amare voi stessi e poi potete amare gli altri. Questo sembra una frase fatta, ma è la cosa più vera che possiate sentire, perché è così. Una volta che imparate a conoscere voi stessi, che sapete cosa fare, potete amare qualcun altro perché sapete cosa volete e cosa siete voi e cosa potete dare all'altra persona. Quindi sì, magari è molto complessa come cosa, intanto mangio una patatina, se no diventano cartone. Io la penso in questo modo e vorrei che non ci fosse questo stereotipo del se sei sola non sei abbastanza o hai qualcosa in meno degli altri, perché non c'entra niente. Se vi devo dire, ecco, l'unica cosa che magari mi preoccupa è il fatto che più vado avanti negli anni e più questa persona non la trovo. Neanche la sto cercando particolarmente, perché io dico sempre, se arriva arriva, non è che mi metto a fare cose. Mi preoccupa il fatto che andando avanti con l'età, soprattutto per noi donne, magari poi è più difficile per una questione figli. A parte questo discorso, sono pronta a restare da sola anche il resto della mia vita. Oh raga, ci sono quelle persone che non sono destinate a nessuno. Può essere che io sia il caso, non lo so. Sabri_cast01 mi chiede: ciao Ila, ti piacerebbe andare in Corea? Se sì, quali posti, città vorresti visitare? Ovviamente mi piacerebbe, adesso che hanno riaperto tutti i vari viaggi, si può andare tranquillamente, ci sono i voli diretti, non c'è la quarantena, bla bla bla. Una mia amica andrà a settembre, mi aveva chiesto se volevo unirmi a lei, però non me la sento ancora, non me la sento ancora, quindi gli ho detto magari per la prossima o prossimo anno, non lo so, tanto insomma la Corea sta lì, non è che si muove, quindi ovviamente mi piacerebbe andarci. E non vedo l'ora di andarci. Scusate per il tremendo salto temporale, ma come vi ho spiegato su Instagram, si sono cancellate le ultime clip di questo video. E quindi eccomi qui a finire il video, insomma. Mai una che ce ne andasse bene, poi dite perché. Continuando comunque con le nostre domande, stavamo parlando di Corea, viaggi, eccetera. Ovviamente mi piacerebbe andare, la Corea rimarrà lì, quindi quando la vorrò visitare, insomma, potrò andare. E ovviamente mi piacerebbe andare a Seoul, a Busan, che è tutta la parte del mare. Quindi ce ne sono di cose da vedere. E non vedo
l'ora. Prendiamo invece altre domandine. Sale il Sol, spero di averlo pronunciato bene, non lo so, mi chiede: per tua esperienza è più difficile la dieta o l'allenamento? Un bacio grande anche a te. Allora, per quanto riguarda la mia persona, personalmente io trovo molto più difficile seguire la dieta che non l'allenamento, perché allenarmi in palestra, io vado col personal trainer 3 volte a settimana, anzi 2 volte col personal trainer e 1 volta da sola, comunque mi viene molto più semplice, mi piace allenarmi, la sensazione che sia una volta finito, no, è piacevole, anche se poi hai tutti i dolorini, gli acciacchetti, però sai che stai facendo qualcosa di buono effettivamente e dopo un po' vedi anche i risultati. Il problema è appunto questo: il 75% del lavoro lo si fa a tavola, quindi è importantissimo stare attenti a cosa si mangia, a fidarsi a delle persone che fanno questo di lavoro. Infatti io vengo seguita da una nutrizionista da anni ormai, quindi so quello che posso mangiare, come mangiarlo, le quantità, ho la mia scheda personale ovviamente fatta su misura per me, sui miei valori, i macro, le cose che devo assumere. È difficile ovviamente perché il cibo è una delle gioie più grandi della vita, quindi ecco, ti rode un po' quando poi dici magari ho voglia di questo, non posso mangiarlo in quel momento, perché poi ci sono insomma momenti e momenti. Tutto sta nell'avere un buon rapporto con il cibo, sapere che si può tranquillamente sgarrare. Non succede nulla, a patto che ovviamente poi si continui a seguire una giusta alimentazione, perché altrimenti ragazzi vive più. Se fate una dieta troppo restrittiva, controproducente, al contrario ovviamente. Qualche tempo fa la prendevo molto più duramente come cosa, cioè appena sgarravo mi sentivo proprio in colpa e non era un atteggiamento positivo per niente, quindi ho cercato di fare un attimo mente locale e dire ok, così non puoi andare avanti, sai che hai questo tipo di problematica, tendi a prendere peso molto facilmente e se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi devi essere costante e impegnarti, nel senso non c'è un'altra via. Ecco, per farlo bene. Sono contenta dei risultati che sto avendo ovviamente. A volte cado anch'io nelle mie tentazioni, come però è giusto che sia. Quindi vi dico, per me è più facile l'allenamento rispetto alla dieta, anche perché appunto, ripeto, a me piace mangiare, quindi ognuno ha le sue cose. Poi carly.d-basso, anzi sono 2-basso, scusa, mi fa una domanda che in realtà mi arriva molto più spesso di quello che avrei mai immaginato, cioè: ti piace Justin Bieber? Allora vi spiego il mio rapporto con Justin Bieber, perché io da quando è uscito, no, ai tempi che furono, non mi ricordo neanche che anno era, dal famoso suo video dove cantava lì com'era con la chitarretta alla chiesa, insomma, dove poi è spopolato, l'ho sempre seguito. Sempre seguito, mi piacciono un sacco delle sue canzoni, tuttora è così. La cosa che non mi ha mai permesso di diventare sua fan è un aspetto a livello personale. Non ho mai sentito quella connessione che ti fa dire ok, lo seguo, mi piace vedere quello che fa, non lo so, la sua vita, l'aspetto più magari personale rispetto a quello professionale, a quello che vediamo un po' tutte, no, le canzoni eccetera eccetera, quindi non ho mai avuto quel tipo di cosa di dire ok, lo inizio a seguire. Quindi a piacere mi piace, ma non sono mai stata una sua fan, una believer, com'è che si chiamano le fan? Penso believer. Se mi dovessero offrire un suo concerto ci andrei tranquillamente, perché ripeto, le canzoni le so tutte tanto, però ecco, non è una cosa che dici oh mio Dio muoio per andare a un suo concerto, ecco, come farei con altre situazioni, insomma. Quindi spero di aver chiarito anche questa di cosa. Poi rispondiamo all'ultima domanda. È una cosa di cui mi piace parlare e mi piace pensare, perché è una cosa che adorerei, che mi chiede Mirin Molinari. Pensi ancora di andare a vivere da sola? Ciao. Ciao anche a te. Io penso costantemente all'andare a vivere da sola, cioè letteralmente ogni giorno mi sveglio e dico perché sono ancora qui. Poi però penso a tutto l'aspetto economico, il fatto che non mi convenga, cioè nel senso, ho un lavoro stabile, lavoro, mi faccio le mie cose, quindi potrei tranquillamente farlo, ma poi non mi converrebbe perché non potrei fare tutto il resto delle cose. Quando le persone mi dicono ah, ma tu hai soldoni, fai questo, fai quell'altro, no ragazzi, io faccio un lavoro normale, ho un guadagno normale, quindi tutte le persone che pensano che io non lo so, tiri fuori i soldi da chissà dove, non capiscono la realtà dei fatti, cioè esiste il sacrificio, esiste fare delle scelte, scegliere questo piuttosto che quest'altro, quindi io ho scelto di rimanere qui e potermi permettere altre cose, tipo appunto i concerti, i viaggi, le cose e quello che insomma avete visto. Se avessi avuto delle spese tipo una casa, soprattutto da sola, probabilmente tutte le cose che ho fatto non le avrei potute fare. Si tratta sempre, no, di scegliere
scegliere cosa preferisco fare al momento. Ovviamente c'è tempo in futuro per poter prendere una casa. Non mi piace l'idea di prendere una casa da sola in affitto, perché io sono dell'idea che l'affitto è proprio una perdita. Dai soldi in qualcosa che poi non ti ritrovi perché non è tua alla fine. Quindi la trovo un po' una cosa insensata. Capisco che ci sia gente che deve farlo per forza, perché insomma non c'è altro modo. Finché, ecco, posso rimandare la cosa, lo faccio. Semmai un giorno avrò un compagno, un fidanzato, un marito e potremo prendere casa insieme, ben venga. Da sola al momento vi dico no, non è nei miei programmi, anche se è un pensiero che ho sempre. È tipo quel puntino, no? Sapete che è sempre lì, ti. Quando arriverà lo saprete sicuramente. Il video è finito qui. Spero vi sia piaciuto, anche se appunto c'è stata questa mezza parte fail. Però io adoro fare i mukbang, adoro rispondere alle vostre domande e spero piaccia anche a voi come tipo di video, anche perché a me piace molto parlare, argomentare, farvi sapere, no, le mie opinioni su questo, su quell'altro. Ovviamente poi voglio sapere anche le vostre nei commenti, quindi aspetterò di leggere i vostri commenti. Detto ciò, io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo molto 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 presto con un nuovo video.